Ciao a tutti, oggi proviamo Bezrat Hashem con la GoPro, la nuova, come si dice, telecamera. Ieri abbiamo provato, però dopo 20-25 minuti, una cosa del genere, si scalda e si spegne da sola, quindi non lo so, vediamo se funzionerà, se no torniamo col cellulare, quello che è. Bezrat Hashem, tutto succede per il bene, come studiamo sempre, quindi anche questo per il bene. Quindi Baruch Hashem, proviamo a vedere. Fatemi sapere se si vede bene o non si vede bene, se si sente bene o no. C'è scritto: iniziamo, dedichiamo il primo shiur Bezrat Hashem. GoPro vuol dire che andare come dei professionali. Lo dedichiamo totalmente alla Emunah, alla fede. E in particolare c'è scritto che la fede più importante è la fede che hanno le donne. Quindi dedichiamo il shiur Bezrat Hashem a tutte le donne tzadikot, vuol dire a tutte le donne giuste e a quelle che provano a essere giuste. C'è scritto nella Gemara, c'è scritto per merito delle donne tzidkaniot, vuol dire per le donne giuste, siamo stati salvati, abbiamo avuto la Geulah, vuol dire la redenzione. Il popolo ebraico, Am Israele, è uscito dall'Egitto grazie alle donne tzidkaniot, vuol dire alle donne giusta. C'è scritto che anche in futuro, grazie alle donne tzidkaniot, usciremo da questo esilio dove ci troviamo, l'esilio spirituale. Tutto dipende dalle donne tzidkaniot. Perché? Perché nelle donne c'è scritto, Rabbi Nachman ci insegna che le donne hanno la emunah, hanno la fede. Vuoi vedere com'è la fede? Devi andare dalle donne. Gli uomini molte volte sono più scettici, ah, si fa così, così. Invece una donna ha più la fede semplice, ha più la fede tmimà, vuol dire completa, cosa che noi al giorno d'oggi l'istinto al male è riuscito a rendere questa cosa qua come una cosa di poco valore, ma in realtà è la cosa che ha il valore più grande, ancora più grande dell'intelligenza. Rabbi Nachman ci insegna che Rabbi Nachman ha detto proprio: io voglio che voi abbiate la fede come le donne, voglio che abbiate la fede come le donne. Le donne semplici, le donne che credono che Dio adesso gli fa il miracolo. C'erano le nonne, diciamo sempre, dobbiamo avere la fede come le nonne maroccane, perché le donne che vengono dal Marocco, quando il bambino o da altri paesi, non è per forza il Marocco, però le nonne che quando il nipote era malato accendevano le candele a Rabbi Shimon, a Rabbi Nachman, al Baal Shem Tov, dicevano: oh, Signore del mondo, Bezrat Hashem, mandami la guarigione. Si affidavano totalmente alla fede. Appena gli dice successo qualcosa, aprono i salmi, iniziano a leggere i Teilim, pieni di lacrime, piangono. Non, ci sono donne che neanche sanno la Aleph Bet, non sanno neanche leggere. E appena gli dai il Sidur, aprono il Sidur, dice qua Rav, iniziano a piangere e fanno fiumi di lacrime e possono salvare. E come abbiamo detto anche altre volte di Rabbi Akiva, che ha detto: la mia Torah, la vostra Torah, i suoi allievi, tutto viene da lei. Tutto viene da lei, da dove? Dalle sue preghiere. Rabbi Nachman ci insegna che vuole che abbiamo una fede semplice, come le donne, come i bambini, anche i bambini importanti. I bambini devono, un amen di un bambino vale un milione di nostre preghiere. Soltanto un bambino che arriva al tempio, infatti, quello il Chalban, il Tzadik di Kadosh Barucho, diceva sempre ai bambini: non dite niente al tempio. Quando vengono i bambini al tempio, non essere quello che dice shh o cose del genere. No, no, oi va voi. I bambini, se gli dici stai zitto, non ti muovere o cose del genere al tempio, poi non vuol più venire al tempio. Invece noi, i bambini, quando vengono al tempio, vai, che facciano, vanno, che abbiano una buona sensazione, perché un loro amen, diceva il Halban, vale più di 1.000 tfilot nostre, più di 1.000 preghiere nostre, vale un bambino che dice amen. Quindi sempre avere la fede come i bambini, così semplice, semplice. La fede semplice che è quella che ci fa salire ancora più in alto della Chokhmah, più in alto della saggezza. Ci sono diverse fonti dove il Baal Shem Tov, ci sono delle lettere o cose del genere, dove il Baal Shem Tov diceva esplicitamente che diverse volte è arrivato in posti così elevati. Una volta ha detto addirittura, non mi ricordo chi è che lo scriveva, forse in una lettera, Beisod Avodah, Michtav numero 24, la lettera numero 24, parlano a nome del Baal Shem Tov, che dice che è arrivato in un posto così elevato, più in alto della radice della Torah, quindi proprio livelli spirituali molto elevati, che
e così lo riporta anche il Rebbe Alexander, qua c'è scritto, e dice che comunque vada, dopo che sono arrivato lì ho capito che la emunah, la fede in modo semplice, è la cosa più elevata. Una persona pensa che essendo intellettuale, intelligente, è più vicino a Dio, mentre come diciamo sempre Breslev, tu il tuo cervello devi usarlo per discutere quando studi il Talmud, ah, perché c'è scritto così, qual è scritto qua, sai delle domande, va a discutere, ma quando chiudi il libro devi avere una fede semplice, devi avere una fede semplice, saper che Dio può ribaltare anche le cose che non sembrano proprio, sembra devi andare proprio saper che Dio può cambiare tutto. Infatti c'è scritto appunto che Bishrut Nashim Tzidkaniot, il Rav riporta una cosa che abbiamo detto forse anche altre volte, ma è buono ripeterlo anche 1.000 volte al giorno. C'è scritto che le donne Tzidkaniot, quando siamo usciti dall'Egitto, siamo usciti grazie a loro. E guarda, è scritto così: chi vuol vederlo, Maseret Sotah, a pagina 11, Amud Bet, vuol dire lato B. C'è scritto perché la emunah, la fede dalla donna. La fede dalla donna, c'è scritto nella Gemara, e la donna ha Baalat Emunah, vuol dire che è proprietaria della fede. E vive sempre con la Emunah, è sempre con la va di giorno in giorno, cresce i bambini o va al lavoro. Quello che fa una donna lo fa con Emunah, con fede. E da dove lo impariamo? Rav diceva che chi non lo sa, è quello che diciamo, che quando una persona, quando il popolo ebraico è uscito dall'Egitto, hanno passato il mare, poi si è chiuso il mare, giusto? E hanno cantato poi una canzone che si chiama Asi Ashir Moshe, lo diciamo tutti i giorni alla tefilà, è scritta nella Torah, e c'è scritto che Miriam ha tirato fuori un tamburello e con lei altre donne hanno tirato fuori i tamburelli e hanno iniziato a suonare. Allora Rav dice: ma com'è che hanno suonato soltanto le donne? Com'è che solo le donne avevano i tamburelli? Da dove avevano i tamburelli? Allora dice che quando sono uscite hanno portato il tamburo. Gli uomini erano così scettici, hanno detto: ma dove andiamo? Nel deserto? Ma nel deserto vuoi che abbiamo bisogno del tamburo? Peccato, dobbiamo andare adesso con gli asini, con quello che dobbiamo camminare. Magari mi porto altri due piatti d'oro, altre monete d'argento, mi porto un'altra tanica d'acqua. Non ho bisogno di andare a prendermi il tamburello. Cosa mi serve il tamburello? Invece le donne sapevano già che andiamo nel deserto. E nel deserto ci saranno di quei miracoli, ci saranno di quei miracoli, Dio ci farà di quei miracoli che non ci resta che portare i tamburelli per essere pronte a cantare. Così hanno detto le donne, perché le donne vivono ben emunà, dicono: andiamo nel deserto, sicuramente avremo dei miracoli, sicuramente abbiamo dei miracoli. Mentre gli uomini erano più scettici, dicevano: cosa me ne faccio del tamburello adesso? Vado nel deserto, quando uno va nel deserto si porta il tamburello? No, invece le donne sapevano già che ci sarebbero stati dei miracoli così grandi, quindi era un obbligo portare il tamburello per iniziare a far feste. Quindi Be'ezrat Hashem, che ognuno di noi impara veramente dalla emunah semplice. Cosa vuol dire essere sempre pronti per far festa? Perché HaKadosh Baruch Hu ci può mandare dei miracoli, che può ribaltare totalmente la nostra situazione da un apice all'altro.